présent à mon temps, presente al mio tempo. Questa affermazione di padre Marie-Dominique Chenu alla fine della postface del suo Une école de théologie, le seul choix, ristampato nel 1985 a cura di Alberigo soprattutto, e pubblicato anche in italiano, è l'occasione dei 50 anni della pubblicazione di questo libro nel 1937, mi sembra essere un filo rosso che attraversa la vita e l'opera di questo maestro in umanità, come è stato definito da Claude Jeffrey. Se la condivisione di questo sentimento da parte di Chenu sembra riferirsi piuttosto alla fine della sua vita, il testo è alla fine del testo numero uno che ho condiviso, tuttavia mi sembra riassumere bene la sua attitudine globale nella ricerca intellettuale e nell'impegno apostolico e sociale di tutta la sua vita. Cito in parte il testo 1, ecco, nella mia vecchiaia ha delle buone occasioni di ricapitolare un itinerario di 50 anni. Alcuni fattori hanno alimentato, corretto, amplificato le mie percezioni iniziali, in verità poco coscienti della loro portata all'inizio. Ecco. Io egli evoca in seguito come i suoi impegni non professionali hanno dato luce, consistenza e realismo a dei comportamenti, a delle attitudini dottrinali e metodologiche che erano state scelte da prima per esse stesse e che non erano frutto di deduzioni dedotte da principi previ, e che sono la fonte fresca di una fede vissuta, la cui linfa risaliva dagli avvenimenti in corso, dagli avvenimenti della vita, e a questi avvenimenti che si collocavano alla giuntura del mondo e della comunità ecclesiale, poiché parliamo di lui. E quindi la frase finale: così mi sento oggi, nel cinquantenario che celebrano i miei amici, presente al mio tempo. Quindi lui lo colloca in quel momento, nell'85, a 5 anni dalla sua morte, ma mi pare, ed è quello che svilupperò in un certo senso, anche se non esattamente in questo mio intervento. L'intervento avrà tre parti: uno scorcio bio-bibliografico che è scritto in funzione del titolo di questo intervento, discuterò la nozione di storia in teologia secondo Chenu, la teologia della storia o storia della teologia, e presenterò in seguito più brevemente la teologia come scienza nel XIII secolo, aggiornandone, se rimane il tempo, alcuni elementi storici e alcune discussioni. Lo scorcio biobibliografico. Marcel Chenu, del suo nome di battesimo, nasce nell'85, muore 95enne nel 1990. Nato non lontano da Parigi, figlio di un panettiere che poi diventerà piccolo imprenditore. Forse ho segnalato questo perché può essere forse significativo dei suoi sviluppi in seguito. Entra nel noviziato dei Domenicani nel settembre del 1913 al Sol Choir di Caen-la-Combe, che è vicino a Tournai in Belgio, dove i Domenicani e i francesi si erano rifugiati in questo luogo nel 1904 dopo l'espulsione del 1903. A motivo della Grande Guerra i Domenicani devono lasciare quel luogo e nel 1914 Marie-Dominique, è il suo nome di religioso, è inviato all'Angelicum di Roma, dove completerà il suo noviziato e i suoi studi. Gli studi li completa nel 1920 con una tesi sull'analisi psicologica e teologica della contemplazione sotto la direzione del famoso, direi anche famosissimo allora, Reginald Garrigou-Lagrange, che avrebbe voluto conservare Chenu
all'Angelicum come professore, ma scelse di rientrare al Solchoir di Caen. Le ragioni di questa scelta, secondo me, possiamo trovarle in un'École de théologie de Solchoir e nella descrizione appassionata che fa Chenut delle iniziative che vengono prese in quegli anni al Solchoir, sotto la spinta soprattutto di Ambroise Gardey. Ho citato in bibliografia l'opera principale a cui farò riferimento e a cui fa anche riferimento nelle opere di Chenut che cito. Gardey, che Chenut riconoscerà sempre come il suo più grande maestro. Già a Roma Chenut aveva coltivato per istinto, dice lui, la passione per il metodo storico applicato all'esegesi biblica dal padre Marie-Joseph Lagrange, che aveva fondato l'École biblique di Gerusalemme nel 1892. Chenut racconta: quando sono arrivato a Roma, sono entrato a fondo in questo metodo, ho penetrato, ho studiato. Metodo che era tuttavia praticato all'Angelicum soltanto dai professori di esegesi. In effetti, nonostante le reticenze del padre Galigou Lagrange, che gli disse «ne pousse pas trop loin vos comparaisons historiques» a proposito della sua tesi, il giovane Chenut assume per la sua tesi il metodo storico e, cito Chenut, nella presentazione della sua tesi, lo assume perché è indispensabile per raggiungere il pensiero di San Tommaso, metterlo nel luogo stesso dove è nato, dove si è sviluppato in seguito a questa o a quella reazione o sotto questa o quella influenza. In effetti, prima di partire per Roma, Chenut aveva potuto constatare il posto che l'istoria occupava nello studio del Solchoir. L'importanza dell'istoria in Gardey, l'influenza di Lagrange e di Pierre Mandonet sul Solchoir e l'insegnamento dell'esegesi par Le Monnier installavano la convinzione della necessità di studi storici nei differenti ambiti della ricerca condotta in quello studio. Dai primi numeri della Revue des Sciences Philosophiques et Théologiques fondata al Solchoir nel 1907, i lavori di storici che sono stati formati a Friburgo da padre Mandonet vi appaiono. E basta percorrere le tavole della Revue dal 1907 al 1920, quando Chenut torna al Solchoir, per rendersi conto della presenza della storia in questa rivista. Il primo volume del 1907 è emblematico di un ventaglio di studi di storia e di storia delle dottrine che non farà che arricchirsi in seguito, e in questi, diciamo, di 13 anni di pubblicazioni, San Tommaso non è centrale negli studi storici. Bisogna ancora osservare che la scelta di una tesi sulla contemplazione non era un ripiego di Chenut dovuto al poco interesse che all'Angelicum si portava al metodo storico. Questa scelta risponde a un'aspirazione mistica in Chenut, che a quell'epoca Chenut aveva anche pensato a immaginare di diventare certosino. Insisterà su questo aspetto mistico della teologia in un'École de théologie de Solchoir. Non si tratta in lui di una mistica nel senso di una spiritualità moralizzante che era quella dell'epoca, ma teologale, che interviene nel cogliere l'oggetto della fede e mistica che Chenut ha approfondito grazie all'opera di Gardey. Si vede bene in Chenut l'attrazione per la storia, tanto nell'esegesi della Bibbia come nelle dottrine teologiche e filosofiche, Questo interesse ha cominciato di certo al Solchoir, ma ha proseguito a Roma dopo il 1914. Quando torna il 30 agosto del 1920 allo studio di Caen, a Chenut è attribuita la cattedra di storia delle dottrine cristiane. E accanto all'insegnamento, Chenut continua la sua ricerca teologica
il suo impegno nella Revue des Sciences e nell'Institut historique des études thomistes, che era stato fondato proprio in quell'anno. Per conoscere la vitalità degli studi complementari della teologia, come erano chiamati allora, insegnati al Solchoir al ritorno di Chenu, non mi pare molto utile leggere l'articolo di André Duval sulle origini, articolo che è in bibliografia, sulle origini e il funzionamento dell'Istituto Storico di Studi Tomistici dal 1920 al 1926. E questo istituto ha dato luogo alla creazione della Bibliothèque Thomiste, al Bulletin Thomiste e alla Société Thomiste. Di questo istituto Gardey è l'ispiratore, dice Duval, Mandonnet, Gardey è l'ispiratore, Le Monnier, che era il reggente degli studi, succeduto Gardey, ne è il realizzatore, Mandonnet lo strumento per metterlo in atto, per farlo funzionare. L'istituto si integra in un programma di corsi complementari alla teologia che erano precedentemente seguiti all'Università di Leuven. Qui vedete l'interesse da una parte, già presente appunto al seguito di Gardey, di questi studi complementari o storici al Solchoir prima della creazione dell'istituto. Ma il Solchoir sceglie di costituire il proprio istituto con uno scopo molto preciso, cioè che questi studi facciano una cosa sola con la teologia. In effetti, padre Le Monnier, professore di esegesi storica della Bibbia, manifesta a più riprese la preoccupazione che questi corsi di storia o di dottrina ausiliare della storia restino intimamente uniti, specialmente rattaché alla teologia di San Tommaso. O ancora, questi corsi complementari potrebbero essere progressivamente organizzati secondo un programma la cui linea direttrice alla quale noi teniamo soprattutto è la connessione di questi studi allo studio principale di San Tommaso. Mi pare che non si possa esprimere più chiaramente l'unità della ricerca teologica perseguita al Solchoir, alla quale Chenu è stato prima formato e della quale poi è stato un artefice. A Caen, il padre Chenu è incaricato del segretariato di questo istituto e l'anno dopo fa un resoconto di questi corsi complementari. Cito, all'inizio, cito Chenu, all'inizio lo traggo da pagina 432-33, scusate che mi è saltato nella lista dei testi. All'inizio dell'anno scolastico 1920-21 è stato costituito un insieme di corsi complementari di storia dottrinale, il cui oggetto proprio è lo studio della dottrina tomista nelle sue fonti scritturistiche, patristiche, teologiche, filosofiche, nella sua formazione o sviluppo e secondo tutte le risorse che procura l'applicazione del metodo storico allo studio del testo, del pensiero, della personalità intellettuale di uno scrittore. E questo per rispondere al bisogno che si fa sentire di uno studio storico del pensiero tomista e più generalmente della filosofia e della teologia scolastiche del XIII secolo. Si trova poi una lista di professori, molto interessante, comincia con Mandonnet. In questa lista ricordo Roland Gosselin, ne parlerò dopo. Chenu, come lettore di professore di storia delle dottrine cristiane, insegna per esempio le fonti patristiche di Tommaso, le autoritates nel Medioevo, documentazione, formazione delle autorità e delle sentenze, tecniche di interpretazione dei testi delle sentenze, l'informazione letteraria e critica di San Tommaso. L'intellettualismo messo in parallelo in Agostino e Tommaso con lettura De Veritate e del Demente.
Precisamente questo corso di intellettualisme compare d'Augustin e de Thomas è lo sviluppo dell'opera di Gardel, soprattutto la struttura di un anno. A quell'epoca padre Chenu insegnava anche il greco e, come osserva padre Dion, è probabilmente il padre Schaff che ha formato Chenu alle tecniche necessarie alle sue ricerche medievali e che gli ha appreso la paleografia. Per comprendere la ricchezza di questo testo che non cito di questa lista che non cito integralmente, voglio dare l'esempio però di Roland Gosselin. La sua pubblicazione del Dente, con uno studio dottrinale e con un commento, è il frutto proprio di quel corso intrapreso in vista intrapreso all'Istituto di Stomistici. Egli lo ricorda proprio nell'introduzione del suo grande libro sul Dente de Sense e sulla metafisica. In questo libro, Roland Gosselin, grande anche metafisico, non manca però di citare i manoscritti, per esempio, Roger Bacon e Robert Kilworthy, ecco, che sono trascritti in parte da lui e in parte da Chenu. Non è quindi sorprendente che Gilson, professore alla Sorbona e all'École pratique des hautes études, nel 1925 domandi una collaborazione con questo istituto. Dal programma realizzato appunto nel 1920-21 e proseguito negli anni seguenti, si può constatare come l'insegnamento in questo istituto segue un metodo storico rigoroso e all'altezza della specializzazione di queste discipline all'epoca. Inoltre, questo studio storico è applicato a tutti gli ambiti della teologia speculativa e della filosofia studiate a partire dalla Somma di Tommaso d'Aquino. Certo, per lo studio sistematico della teologia e di Tommaso d'Aquino, il volume di ore è molto più importante. Tuttavia, quello che appare, a mio avviso, che colpisce, è che il programma dei corsi, di questi corsi complementari, è davvero intrinsecamente legato al programma del corso di teologia speculativa. Nel 1932 padre Chenu sostituisce padre Lemonnier come regente degli studi e rettore del Sorcioir, e in questo stesso momento è nominato maestro in teologia, che è il grado più alto che riconosce l'ordine domenicano ai professori. Così egli deve non più soltanto animare l'istituto e lo studio, ma anche organizzare la vita dello studio. Su invito di Gilson, nel 1930, Chenu aveva fondato a Ottawa, presso lo studio dei Domenicani, anche un istituto di studi medievali, dove passerà 2 mesi tutti gli anni fino al 1935. Nel 1939 il Sorcioir è trasferito dal Belgio in periferia parigina, vicino a Orly, e dove il padre Chenu continua a insegnare e a dirigere gli studi, fino al febbraio del 1942, quando il suo libro, L'École de théologie, Le Sorcioir, del 37, ricordo, è condannato da Roma. A padre Chenu vengono tolti tutti gli incarichi e viene inviato a Saint-Jacques, dove tuttavia egli continua una intensa attività intellettuale. Tra il 1944 e il 1951 dà anche dei corsi all'École pratique des hautes études, e i suoi insegnamenti portano sui generi letterari e i metodi, la nascita della scolastica, la rinascenza carolingia e la rinascenza del XII secolo, la rinascenza e l'evangelismo al XIII secolo, teorie politiche e teologie nel Medioevo, il simbolismo nel Medioevo,
lezione che dà su due anni, corso che dà su due anni, natura e storia, teologia greca e teologia latina nel Medioevo. Ecco, questi titoli bastano a constatare l'ampiezza degli interessi del medievista, che corrispondono a una moltitudine di pubblicazioni scientifiche, e vi ho dato la lista, il riferimento bibliografico ai due studi che raccolgono la bibliografia completa di Padre Chenu. Nel periodo 42-54, Chenu passa allora, senza soluzione di continuità, almeno dal suo punto di vista, dal XIII secolo al XIII arrondissement de Paris. Questa è un'affermazione di Chenu stesso, ripresa da Fouillou nella biografia che cito. Il XIII arrondissement di Paris è uno dei più poveri della capitale, in cui si trovano molte officine e dove lavora una popolazione operaria. La scoperta di questo quartiere conduce Chenu a elaborare una teologia del lavoro di cui si trova un primo abbozzo in Spiritualité du Travail e Il Compimento e in Une Théologie du Travail, Marseille. Nel 1950 Chenu pubblica una Introduction à l'étude de Saint-Thomas, che resta la migliore guida, la migliore introduzione per iniziarsi al pensiero di Tommaso. In particolare si vede la preoccupazione pedagogica nelle note di lavoro destinate ad approfondire il contenuto di ogni capitolo. Certo, molta parte dei dati storici deve essere aggiornata in questo libro, ma la penetrazione dell'insieme della dottrina di Tommaso, presentata a partire da temi storici e dottrinali che riprendono anche l'insegnamento di Chenu e poi consegnate in alcune pubblicazioni, ecco, è una guida per il lettore e per lo studente e nella sua scoperta dell'Aquilano. Il lavoro del medievista che interviene in questi stessi anni all'École pratique des hautes études a Parigi e pubblica numerosi studi medievali, spesso ricorrendo a manoscritti di testi inediti, non fa che confermare ciò che l'autore stesso ha sovente rivendicato: non c'è che un solo Chenu. Se i suoi lavori di medievista erano apprezzati, al contrario, la sua teologia e la sua azione sociale irritavano di più in più i conservatori. Il suo sostegno teologico e spirituale ai preti operai e la sua presenza e presa di parola tra il mondo operaio non tardarono a portare su di lui una seconda condanna. La seconda condanna, che è ancora più terribile della prima, e conduce anche Chenu a un momento di esaurimento psicofisico. Tuttavia, in questo periodo è sempre fecondo, sia in produzione intellettuale che in impegno apostolico, anche se limitato. Ma Chenu, appunto, nonostante appunto questa sua depressione. Tra i suoi lavori ricordo nel 1954 alcune pubblicazioni che saranno riprese nel 1957 nella Teologia o Douzième siècle. In questo stesso anno pubblica una nuova edizione della Teologia Conscience o XIII siècle, di cui parlerò in seguito. Nella Teologia o Douzième siècle, nel XII secolo, ciò che colpisce di più è, a mio avviso, la maniera in cui Chenu analizza le opere dei differenti autori
e ne restituisce il movimento del pensiero, le aspirazioni personali, l'impegno nella loro società. Alain Bourreau scrive: la teologia au deuxième siècle ha per me una virtù singolare. È un libro perpetuo. Ogni volta che lo apro, vi trovo del nuovo. Ho dato il riferimento a Bourreau in bibliografia. Bisogna associare a questo libro, come se ne costituisce un capitolo supplementare, L'éveil de la conscience dans la civilisation médiévale, che mostra come nei pensatori e poeti del XII secolo la scoperta di una interiorità più profonda in diversi ambiti, in quello della coscienza morale, in quello dell'amore, della conoscenza di sé e del carattere personale della fede. Una citazione di... Ricordo in seguito San Tommaso d'Aquino e la teologia del 1959, che non credo sia tradotto in italiano, che offre allo stesso tempo una cattura della riuscita della personalità di Tommaso e che permette di penetrare l'approccio di ricerca teologica e storica praticata da Schumann. A giusto titolo, padre Bataillon ha raccomandato così questa opera, che è apparsa appunto nella collezione Maître Spirituel delle edizioni du Seuil. Se si vuole, cito Bataillon, se ci si vuole familiarizzare con il San Tommaso di Chenu, bisogna andare al piccolo libro dei Maître Spirituel. Fine di citazione. Più cose colpiscono alla lettura dell'opera. Prima di tutto lo stile letterario. La biografia di Tommaso, per esempio, non ha niente di pesante o di pedante, ma è redatta in uno stile da romanzo che comporta delle interruzioni atte a sostenere la lettura e a risvegliare la curiosità. Questa biografia in seguito emerge come, in modo naturale, la biografia di Tommaso, intendo, emerge come in modo naturale dal contesto storico dell'epoca descritto da Chenu. Contesto che, lungi dal servire da contorno o da cornice, dà rilievo alla persona di Tommaso. Se, cito ancora Bataillon, se alcuni dettagli restano da correggere in questa opera, la maniera di cogliere la personalità di Tommaso dalla parte di Chenu resta un successo durevole. E questo carattere durevole e perpetuo, come si diceva Bourreau, emerge in particolare nel capitolo su Tommaso il contemplativo, che ci rivela anche il segreto di tutta l'opera di Chenu come medievista. Chenu vi descrive la vita contemplativa secondo Tommaso d'Aquino e la descrive come, cito pagina 54, come atto della vita teologale, cioè della vita divina partecipata in noi secondo la triplice e unica potenza della fede, della speranza e della carità. Fine di citazione. Così Chenu può distinguere l'atto di contemplazione dall'atto di religione, che segue all'atto di contemplazione. Distingue la dimensione teologale della contemplazione dalla dimensione morale. E come avevo ricordato prima, era quella che negli anni 30, nella prima metà del secolo imperava in teologia, una concezione della contemplazione moralizzante. Ecco, scrivendo la sua tesi, Chenu si vuole distanziarsi proprio da quella concezione della contemplazione. Fissando nell'uomo, al livello dell'esercizio delle virtù teologali, la contemplazione cristiana, Chenu ne mostra in questo capitolo
ce ne mostra le radici bibliche che strutturano l'atto stesso dell'anima umana, della sua intelligenza e della sua volontà nell'atto di fede, l'anima umana illuminata dalla grazia. Particolarmente interessante è l'analisi dell'unità tra contemplazione e azione. Parlo sempre di questo capitolo. Questa unità non è soltanto la conseguenza, l'azione non è soltanto la conseguenza della contemplazione, ma nell'azione, praxis, la contemplazione, teoria, si realizza e si arricchisce. Riassumo cioè. In effetti, e questo mi sembra la cosa più importante e anche il fondamento teologico di questa unità tra contemplazione e azione, in effetti, in quanto atto teologale, la contemplazione partecipa della natura stessa della teologia, che secondo Tommaso è nello stesso tempo speculativa e pratica, in quanto è partecipazione della scienza una di Dio, il quale, grazie a una sola e unica scienza, conosce se stesso e conosce ciò che fa. Prima parte della Summa, questione 1, articolo 4. E a partire dall'oggetto che polarizza la contemplazione e l'azione, cioè Dio che si rivela intimamente all'uomo e i contenuti di questa rivelazione, che a partire da questo oggetto che bisogna comprendere la distinzione radicale affermata vigorosamente da Chenu tra la contemplazione dei filosofi e quella dei fedeli, dei credenti. Se la struttura e gli atti di contemplazione, negli uni come negli altri, sono gli stessi, perché è una stessa natura umana che contempla, nella contemplazione cristiana la carità investe il soggetto intelligente e amante, rendendo la sua natura capace di amarsi in Dio e amarsi per Dio. Se a partire dagli anni 60 la maggioranza delle pubblicazioni di Chenu porta su dei problemi contemporanei di teologia o di sociologia, in relazione ossì con la celebrazione del Concilio Vaticano II, il medievista continua tuttavia a pubblicare nuove ricerche in storia e anche in lessicografia medievale che avevano iniziato la sua carriera di medievista. La pubblicazione nel 1969 di L'éveil de la conscience dans la civilisation médiévale mostra che Chenu non avrà mai rinunziato al suo impegno negli studi medievali. In quest'opera non è affatto sorprendente per un uomo che ha fatto dell'unità un ideale di vita e un criterio di ricerca medievale e teologica, che noi troviamo, non è affatto quindi sorprendente di trovare applicata ai medievali l'idea che Chenu applica a se stesso, evocando il suo percorso di medievista che ricordavo all'inizio, présent à mon temps. Cioè l'idea che un pensatore è modellato dalla sua opera e che le sue ricerche intellettuali lo sono dalle sue sono modellate dalle sue esperienze. Ed è il testo 2 che cerco di tradurre. Questo testo 2, molti di voi lo conoscono, è la conclusione del libro L'éveil de la conscience. Né Abelardo, né Eloisa, né Bernardo, né Sant'Tommaso furono degli ispirati, improvvisamente caduti dal cielo e abbandonati al loro carisma. Essi erano catturati, presi nei condizionamenti socioculturali che da ogni parte li circondavano, ma lontano da ridurre la loro ispirazione, il loro genio, il loro carisma, questi condizionamenti furono il terreno della loro nascita, genesi e della loro fecondità. Il risveglio della coscienza nella civilizzazione occidentale di cui siamo gli eredi fino nei nostri più
vicini e attuali problemi. Questo risveglio è stato l'effetto di questa meravigliosa convergenza dei fenomeni di civilizzazioni all'interno di spiriti nobili e di spiriti amorosi che hanno fatto, che ci hanno trasmesso questo risveglio. In questa osservazione, a proposito dei quattro nobili spiriti del Medioevo, mi pare che noi possiamo vedere l'autoritratto di Padre Cimino, che ha saputo trasformare i condizionamenti che hanno limitato la sua vita in altrettante occasioni di fecondità generanti vita, ivi comprese le condanne subite. L'11 febbraio del 1990 Padre Chenu si è spento al convento Saint-Jacques di Parigi, dove non avrà cessato di accogliere le persone che volevano consultarlo sui loro progetti o interrogarlo sul suo percorso per illuminare o orientare il loro. Come questi nobili spiriti, egli continua a illuminarci e a orientarci grazie alla sua esperienza, grazie alla sua eccezionale maniera di comunicarcelo. Ecco, termino così il profilo bibliografico per abordare il secondo punto, che è teologia dell'histoire o histoire de la théologie. E pongo una domanda a Irene, perché non so se quanto tempo mi è concesso ancora. Prenditi pure il tempo che vuoi, direi che abbiamo fino a mezzogiorno la stanza prenotata, quindi se vuoi una ventina di minuti, sì, così c'è spazio per qualche domanda dopo. Benissimo. Grazie. Benissimo. Quindi, teologia della storia o storia della teologia? Punto di domanda. Per poter presentare la théologie comme science au XIIIe siècle, ecco, che sarebbe la terza parte, la parte finale, e con cui avevamo anche concordato con Irene di terminare su questo, bisogna situare questa opera, la teologia o XIIIe siècle, situarla nel contesto della riflessione di Padre Chenu sulla storia e sul suo ruolo in teologia. Non si può negare che Chenu sia stato ad un tempo un fine teologo e un eccellente e impressionante quasi storico, originale anche a motivo della sua riflessione sulla relazione tra la fede e la storia. Nella prima nota della Théologie comme science au XIIIe siècle, donc, del 1943, che è poi ripreso nel 1957, Chenu stesso rinvia a due pubblicazioni teologiche che egli considera come cerniera tra il suo articolo del 1927 negli Archives d'histoire doctrinale et littéraire du Moyen Âge, sempre sulla teologia come scienza, e il libro del 1943. Queste due pubblicazioni sono Position de la théologie del 1935 e Une école de théologie, le Sauveur. Position de la théologie l'avete nella bibliografia. L'implicazione di queste due pubblicazioni nella redazione de la théologie comme science au XIIIe siècle è tanto più vera che Chenu considera l'articolo del 27 come la prima edizione del libro del 43, rivista poi nel 57. Ma dell'evoluzione tra queste tre edizioni potremmo vedere in seguito. La domanda che mi pongo quindi, teologia della storia o storia della teologia, mi pare ben fondata nel testo stesso di Chenu lui-même, lui stesso. Essa è stata posta anche da grandi specialisti del Medioevo, amici di Padre Chenu, che hanno pubblicato sulla sua opera di medievista, ne do qualcheduno nella bibliografia. E cito uno solo, Jean Jolivet, che esprime bene il contenuto della nostra domanda. È il testo 3. In effetti,
e questo non può sfuggire ad alcun lettore anche occasionale, non è sempre facile distinguere con precisione ciò che nell'opera di Chenu dipende o si riferisce alla teologia e ciò che dipende o si riferisce alla storia della teologia e della filosofia, considerate nel periodo che ha interessato in maniera vitale il tomista che è stato, diremmo, Chenu, il Medioevo. Mi sembra che per fare la necessaria distinzione tra teologia della storia e storia della teologia in Chenu, bisogna cominciare per analizzare queste due opere citate, come l'autore stesso sembra invitarci. In Position de la théologie, Chenu studia, in quanto teologo, la natura della teologia e vi mostra il posto imprescindibile della storia. Ciò che colpisce in questo testo non è soltanto il fatto che il teologo non possa ignorare la storia, perché Dio si rivela nella storia e, cito, il teologo, lui, lavora sulla storia. Il suo dato, che è la base di ricerca, sono degli eventi che corrispondono a una economia la cui realizzazione è legata al tempo, come la superficie è legata al corpo al di là delle essenze. E le essenze che per Chenu sono oggetto della filosofia. Ciò che mi colpisce di più in questo testo è il fatto che, parlando della teologia come saggezza, contemplazione di Dio in questa vita e anticipazione della visione di Dio faccia a faccia, Chenu parla della teologia come, e cito il testo 4, conoscenza della conoscenza di Dio. Essa si alimenta delle idee di Dio secondo l'intelligenza stessa che Dio ha di se stesso. Nelle idee di Dio è la storia santa, la storia sacra del mondo che diventa intelligibile al teologo. È alle idee di Dio che è sospesa la teologia, e questo grazie alla fede. Luogo spirituale della subalternazione, della comunione della teologia alla scienza di Dio. Si parla spesso di Chenu come di un teologo dell'incarnazione e quindi della storia, e rimando all'articolo di Geoffrey citato in bibliografia. Ma mi sembra che in questo ultimo testo citato da me abbiamo la chiave per comprendere precisamente la nozione di teologia dell'incarnazione secondo Chenu. Questa nozione non si limita al fatto dell'incarnazione del Verbo di Dio, ma dipende anche dall'opera creatrice di Dio, relazione di ragione da parte di Dio verso la creatura. Chenu lo dice proprio in questo articolo, e avvento del divino nel mondo creato. Oso quindi dire che Chenu, costruendo in questa maniera la sua teologia dell'incarnazione, di cui questo articolo sembra essere la prima testimonianza, non rinnega un elemento fondamentale della nozione di Dio secondo Tommaso d'Aquino, Dio atto puro, ripreso da Aristotele. E questo mi sembra essere confermato dalla parte storica di questo articolo. Rivendicando il ruolo spirituale della teologia, identificata alla contemplazione che la teologia comporta essenzialmente, Chenu parla della fede come dell'inserzione, l'incarnazione della vita divina nell'organismo stesso del nostro agire, nello spirito umano. Incarnazione che implica la relazione creaturale dell'uomo verso Dio. Questo rinvio metafisico della storia alla vita intima di Dio si accompagna in questo articolo
a una riflessione sulla storia della teologia e l'appendice dell'articolo illustra bene l'unità tra teologia e storia nel teologo che deve praticare la storia come teologo. Cito: l'universo dello storico si svolge nel tempo. L'ordine del mondo che contempla il credente, anche facendo della teologia, non è quindi un ordine delle essenze e delle loro leggi atemporali. È l'ordine della salvezza. È una economia, una triplice economia, che in ciascuna delle sue tappe è costituita da inafferrabili contingenze. Fine di citazione. La triplice economia è quella della creazione e del governo del mondo, quella dell'incarnazione e della redenzione, quella dei sacramenti e del sacrificio. Il contingente, per Chenu, è una categoria fondamentale radicata al fondamento della nozione di incarnazione quale ci pare di aver espresso. Il contingente è ciò che dipende dal segreto stesso di Dio e dalla sua provvidenza. Si constata così che la teologia dell'incarnazione di Chenu è radicata nella sua teologia della storia e anzitutto nella economia della creazione e del governo divino, che sono la prima chiave interpretativa, a mio avviso, della teologia dell'incarnazione di Chenu. Vengo alla seconda opera citata da Chenu, o meglio, alla quale Chenu stesso ci rinvia in quella prima nota di La théologie comme science au XIIIe siècle, e cioè Une école de théologie, Le Sol Choir, che è pubblicata 2 anni più tardi di Position de la théologie. La storia appare in quest'opera anzitutto in relazione alla fede e alla teologia. In seguito, nella seconda parte, la storia è messa in relazione alla filosofia e Chenu illustra anche la sua concezione degli studi medievali. In relazione alla teologia, Chenu riprende l'istoricità della rivelazione e la storia come luogo teologico. Si riferisce molto spesso, a volte implicitamente, a Le Donné Révélé di Ambroise Gardey. Il dato rivelato, dice Chenu, è la parola di Dio, ricevuta e trasmessa dalla comunità dei credenti, ciò che implica una tradizione che Chenu invece esclude nella filosofia. La filosofia non vive di tradizione. La teologia è l'étude, è lo studio di questo dato, della sua ricezione e della sua trasmissione. Così la teologia non può esimersi dallo studio della storia. Cito Chenu: rifiutare alla storia la sua consistenza umana perché essa è il tessuto della rivelazione è per il teologo esporsi a disconoscere le vie effettive che Dio ha scelte per rivelarsi. Cosa sorprendente! Poco dopo questo passaggio, Chenu rinvia al Sujet de Brabant di Pierre Mandonnet come modello del lavoro storico. Sta parlando del lavoro del teologo, della pratica della storia da parte del teologo, ma dà come esempio lo studio di Padre Mandonnet, come esempio di perfezione. Questa realtà storica della parola di Dio è sovente affermata da Chenu. Se davvero, cito, l'uomo conosce Dio, lo conoscerà umanamente. Come la grazia nella natura, la fede non è una luce posta alla superficie di una ragione. La fede vive in questa ragione. E ancora, è quindi su una storia che il teologo
lavoro e deve dotarsi degli strumenti necessari per il suo lavoro. E cito il testo 5. Se il cristianesimo riceve così la sua realtà dalla storia, non da una metafisica, il teologo deve avere come prima preoccupazione, prima in dignità e in ordine cronologico, il conoscere questa storia e dotarsi, equipaggiarsi a questo scopo. Non come un obbligo spiacevole la bisogna, un obbligo spiacevole e transitorio, che si avrà fretta di lasciare a specialisti o alle porte di un laboratorio della speculazione, ma applicazione permanente nella quale lo spirito si compiace. E da una tale in una tale concezione della teologia, la Sacra Scrittura e la tradizione non sono prima di tutto dei repertori di argomenti per l'uso della scuola, dell'insegnamento e delle sue conclusioni disputate. E scrittura e tradizione sono prima di tutto il dato da scrutare, da conoscere, da amare per se stesso. Qui Chenu afferma a giusto titolo che il lavoro storico è per il teologo primo in dignità come in ordine cronologico. Ciò che mi pare spiegare bene i suoi impegni di teologo. La seconda parte dell'opera è consacrata alla filosofia e alla sua differenza con la teologia, alla storia della filosofia e agli studi medievali. È in questa parte che possiamo trovare alcuni elementi fondamentali dell'attitudine di Chenu come medievista. Dopo aver evocato la differenza tra la relazione alla storia che intrattiene la teologia, che è una relazione fondatrice, rispetto a quella che intrattiene la storia con la filosofia, fondata nello spirito umano e non nella fede ricevuta da Dio, la parte consacrata alla storia della filosofia sviluppa questa seconda relazione. La storia della filosofia è precisamente, o deve essere, cito, la storia dello spirito umano nella sua ricerca delle verità prime. In questo senso, la cito ancora, la storia della filosofia non è esteriore alla filosofia, ma uno strumento effettivo di ricerca e di verità. E questa interiorità della storia della filosofia alla filosofia fa parte dei grandi dibattiti della prima metà e anche della seconda metà del XX secolo. Dibattiti di cui non ho trovato citazioni esplicite, almeno nei testi che finora ho consultato, se non evocazioni. Ecco, alcuni autori sono evocati, ma dibattito sullo storicismo, autori laici, diciamo, Gramsci, per esempio, che si potrebbe trovare forse in altre opere che non ho consultato, si trova, ma comunque questa affermazione mi pare capitale. Quello che deve caratterizzare lo storico della filosofia è l'entrata in comunione, citazione, la parola comunione, in comunione con le filosofie e essere presente agli autori che studia. Testo 6. Il compito dello storico si sviluppa quindi su tre piani solidari. Il luogo dove nacque una filosofia, il suo terreno spirituale, le sue fonti, il crocevia dei saperi più diversi, il più apparentemente diversi, dove essa ha trovato oggetti e metodi, fino al condizionamento materiale e alla la lingua usata. Poi lo storico avanza al di là delle fonti e dei contesti,
per scoprire nel suo nella sua irriducibile originalità lo spirito che si serve di fonti e contesti e attraverso e grazie alle sue intuizioni guida o maestre crea in qualche sorta nuove intelligibilità. Questo è il percorso, ecco, la maniera in cui concepisce l'interiorità della storia della filosofia alla filosofia. E ancora la parola comunione ritorna, cito un passo per righe dopo, è quindi una penetrazione interna dei testi e delle dottrine è a una penetrazione interna dei testi e delle dottrine che deve tendere questo lavoro, dove l'erudizione, la ricerca delle fonti, la ricostituzione delle tecniche desuete non sono che vie di accesso a una vivente comunione con gli autori, anche quelli del passato. Chenu difende uno studio storico e genetico dei testi. E osserviamo che tanto nel suo articolo del 1927 che nel libro del 1943 sulla teologia come scienza nel XIII secolo, egli apre queste opere con un riferimento allo studio genetico dei testi e delle dottrine. Interessante la pagina consacrata alla filosofia di Tommaso d'Aquino, siamo sempre, è il testo 7. La filosofia di San Tommaso non è quello che si chiama un sistema. E non è come a un sistema che noi vi aderiamo. La nostra docilità intrattiene, anzi richiede, per essere fedele a se stessa, l'osservazione delle leggi elementari del lavoro filosofico, la sua curiosità permanente, la sua spontaneità, la sua conquista. E non consiste quindi in una adesione a delle proposizioni, a delle tesi, ma in una comunione ai principi organici e alle percezioni prime, all'ispirazione e ai metodi, dalle quali discendono come conseguenza le proposizioni e le tesi. E vedete anche qui il legame filosofia e teologia, perché questa affermazione può andare sia per lo storico della filosofia quanto e forse prima di tutto per lo storico della teologia. Pitoyable intelligence, miserabile intelligenza, quella che perché spiega tutto non vede più niente. La dialettica vi ha dissolto la contemplazione. Con la docilità noi troviamo anche il rispetto e la prudenza nel nostro rapporto ai testi. Né la fretta, né la nostra perspicacità non devono costringere, devono far violenza alla discrezione dei testi o a semplificarne gli sviluppi. Questo è l'errore del dogmatico che crede servire la verità facendo dei controsensi. Pagina 92. Tempo. A proposito del rapporto a un sistema, mi pare di aver dato il testo 8 che cito. Lo storico deve coniugare all'analisi rigorosa della costruzione studiata, che è oggetto di studio, la percezione del movimento interiore, che
nel pensiero del filosofo, ha generato e anima ancora questa costruzione. Il rischio di psicologismo è soltanto il rovescio della medaglia della più segreta intelligenza, quella che sotto le più ferme linee sa far emergere le linee flexueuse, le linee dolci, diciamo, le linee flesse, come diceva Leonardo da Vinci, e come dice il commento di Bergson, far emergere il centro virtuale, situato dietro la tela, dove si scopre d'un colpo, racchiuso in una sola parola, il segreto che noi non avremo mai finito di leggere frase per frase nel dettaglio di un ragionamento. Termino. Con l'analisi di questi due testi del 35-37 è una sorta di colloquio o scambio con Chenu che ho voluto condividere con voi. Scambio, colloquio, certo parziale, che molti di voi e molti dei lavori citati serviranno a colmare. Intelligenza, contemplazione, comunione. Mi pare che ci sia qui, a mio avviso, la chiave ermeneutica del rapporto di Chenu alle opere studiate nella Théologie Conscience au XIIIe siècle. La lettura dei testi nella loro genesi, nel loro contesto, nella loro costruzione e le loro relazioni, testi intimamente assimilati, ruminati direi alla maniera dei monaci dall'autore e Chenu e restituiti al lettore in una comunione di intelligenza. Un'affermazione di Bataillon mi sembra ben riassumere ciò che ho cercato di mostrare. Testo 9. Il medievismo di Chenu è quello di un uomo profondamente teologico, di un teologo che ha compreso, contrariamente alla maggiorità dei tomisti del suo tempo, che una dottrina, per nobile che sia, non può essere colta nella sua vitalità propria che se la si ricolloca nel luogo dove è nata, che se la si discerne o sì, paragonandola ai tentativi anteriori o contemporanei e per farne emergere così l'originalità e la ricchezza. Io potrei fermarmi qui.